Ciao a tutti, buonasera da Danilo, stasera in veste di intervistatore per Salpicon Latino. Qui con me Adolfo Indagocea, Tania Canarsa. Ciao ragazzi. Ciao 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 a tutti. Ciao a tutti. Allora, appena finito il loro show, bellissimo come sempre, qualche domanda giusto insomma per sentire in base agli ultimi sviluppi che ci sono stati. Andiamo subito sul tema caldo, insomma. No, vabbè, prima parliamo un pochino della serata. Era un po' insomma l'ultima volta con Fernando che sei arrivato qui a Roma, però eravate in coppia a portare l'ultimo spettacolo. Allora, raccontaci le tue sensazioni del pubblico romano. Buonasera a tutti. Per me il barrio è sempre una bellissima esperienza, perché la gente è sempre molto calda, sempre ci aprono le porte, gli applausi a noi che siamo venuti per la prima volta. E anche una bellissima serata, perché penso che se volete sapere qual è successo il barrio latino, penso che è giustamente questo, che mettono musica per tutti. C'è musica per il principiante, per l'intermedio, per l'avanzato. Io oggi, per esempio, no, con tutto quello che è successo, ho stato un po' più attento alla musica. Hanno messo musica di Tito Puente, cover di Joe Cuba con Cheo Feliciano, cover di Joe Quijano, La Pachanga. Hanno messo un cover di Saprieta, di Pete Rodriguez. En fin, hanno messo musica per tutti i gusti. Hanno messo pure delle bachate, che le bachate, ragazzi, non ho riconosciuto nessuna perché non me le so. Mancava solo un merengue, penso che sarei stato ottimo, ma così dovrebbe essere, ragazzi. Io penso che una serata deve essere per tutti, non solo musica classica, non solo musica commerciale, musica anche nuova, ricercata, musica vecchia. Cercare di fare salsa a 360 gradi, incluso la bachata. Fino adesso non ho sentito una kizomba, sicuro arriverà tra poco, ma quello è l'importante, ragazzi. 360 gradi, apriamo la mente un po', non ci dobbiamo fissare con io metto solo la musica che mi piace a me, perché alla fine, ragazzi, questa è una festa e la gente viene per dimenticarsi tutti i problemi di lavoro di tutta la settimana che sono stato lì a lavorare, magari problemi a casa, chi ne sa. Vengono a divertirsi, quindi mi raccomando, cercate di fare sempre serate come oggi, che sono veramente contento, ho ballato tutta la notte a 360 gradi qua al Bar Latino, come dicono, hanno l'ok degli artisti, le star ballano qua, le star ballano. Tu invece che ci racconti, che ne pensi della serata, della gente romana, del pubblico romano? Beh, diciamo che noi in precedenza abbiamo sempre avuto non un po' di problemi, perché non è così, però all'inizio era molto difficile entrare in questo mondo, proprio perché noi sappiamo benissimo che Roma è molto cubana e quindi il nostro stile, lo stile New York, era un po' sconosciuto e quindi è stato un pochettino difficile all'inizio, però già la volta precedente quando siamo venuti qua il pubblico è stato caldissimo con noi, ci hanno accolto con grandissimo calore e oggi ancora di più, quindi io sono molto contenta che questo sta crescendo, perché la gente sta un po' aprendo le vedute, questo è importantissimo, quindi sono molto contenta. Sì, diciamo che fino ad oggi il pubblico romano è sempre stato abbastanza freddo all'inizio, no? Risultava sempre un pochino freddo, ma secondo me più che altro perché era molto attento all'esibizione, quindi diciamo non applaudiva spesso, magari all'ultimo forte, però inizialmente l'impatto poteva sembrare freddo, cosa invece che oggi invece risulta essere anche più caldo durante l'esibizione e stasera. Delirio. Era bellissimo, stasera veramente mi sono sentito, sempre mi sento al mio agio, ma oggi dall'inizio è stato bellissimo e dopo anche la gente è venuta qua a ballare sociale con noi, quindi siamo contenti. E per tornare anche hanno messo bellissima musica di Havana de Primera e Los Van Van, bellissima, mi è piaciuto tantissimo la serata oggi. E il pubblico romano ha dimostrato un'altra volta che le piace la salsa, le piace la qualità. Musica di qualità, artisti di qualità, penso, spero, un bel spettacolo e grazie soprattutto a Walter del Barrio Latino per appoggiare questo tipo di serate. Sì, un piccolo elogio effettivamente al Barrio Latino che ultimamente sta investendo molto sia a livello musicale, anche facendo scommesse importanti, è sempre stato un locale tendenzialmente, chiamiamolo così, cubano, ma oggi soprattutto sul venerdì sta cercando già da tempo di creare una realtà diciamo così mista, ok, per accontentare tutti i gusti, e sta facendo un grosso investimento, non anticipo niente, ma l'anno prossimo vedrete
anche su, diciamo, sull'idea di portare artisti a Roma di livello veramente importante. Oggi la nota positiva che forse va evidenziata è che durante lo stage 40 persone a ballare, che tende uno stile che fino a poco tempo fa era sconosciuto, no? Io mi ricordo a Roma nel 2007 che sono venuto con Melissa Rosato e ho fatto un paio di stage, mi ricordo che erano tipo 7-8 persone che appena ballavano sul 2, il tempo neanche lo tenevano molto bene, invece adesso vedi che sta crescendo l'interesse per questo stile, che alla fine, ragazzi, è lo stesso. Io penso, così come gli allievi vogliono imparare tutto un po', lo stesso quando ti mettono musica di qualità, non interessa se è cubana, se è New York, se è Puerto Rico, quando sono cose di qualità alla gente piace, ragazzi. Quindi è solo andare in questa direzione, mettere cose di qualità, portare maestri che siano riconosciuti e non fatti così a caso, e penso che possiamo avere delle belle serate come oggi. Va bene, io direi di tornare a ballare tutti quanti. Un grazie a Tania. Grazie mille a tutti voi. E un grazie al medico Adolfo. Un saluto a tutti. Un saluto. Un bacio a tutti, un abbraccio. Salutiamo Javier dietro la telecamera. Un saluto da Salpi con Latino.